Coppa Sant'Anna era un torneo bellissimo che si faceva a fine luglio, inizio agosto, in onore della patrona di Bacoli, da cui prende proprio il nome Coppa Sant'Anna. E al mitico campo Mare Morto, dove c'era sempre quella fascia bagnata vicino al lago. Era un torneo seguitissimo, importante perché portava tanta gente anche per l'economia del paese, serviva, i campi erano sempre stracolmi ed era un torneo dove partecipavano quasi tutti i giocatori della zona, giocatori importantissimi come il mio grande mister Antonio Marra, come ci poteva stare lo stesso Vincenzo Calannante. Lillini, Enrico Durazzo, Pierbaggio, dimentico sicuramente tanti altri, poi venivano da fuori altri giocatori come il grandissimo Ciccio Foggia, Antonio Coccorese, Fratini, ma mi ricordo di tanti calciatori importanti. Sponsorizzati da bar, pasticcerie oppure, non lo so, pescherie. Ho partecipato pure io un anno e mi davano 100.000 lire a partita. Penso che era un torneo ricco, faceva girare i soldi ed era anche molto spettacolare perché partecipavano tutti questi grandi calciatori. Purtroppo la Coppa Sant'Anna non si potrà svolgere più perché non esiste nemmeno più il mitico campo Mare Morto. Al posto del campo c'è un parco dove fuori ci sono i murales del nostro Diego Armando Maradona.